gira, gira, non andarle lì. Gira, gira, salta, ma su paghi li possa me. Gira, salta, facciala perché l'amore le fa così. Gira, salta, facciala perché l'amore le fa morire. Volge al termine anche la seconda giornata di Legami Divini, prima festa regionale del vino che ha fatto tappa proprio ad Atessa. Grande soddisfazione da parte dell'amministrazione, come ci sottolinea la Presidente del Consiglio Comunale, Concetta De Marco. Buonasera a tutti, e non possiamo che essere soddisfatti della riuscita di questo evento e della gente che è stata incuriosita e che ha visitato, insomma, la nostra città, ha degustato degli ottimi vini, ha degustato dell'ottimo cibo. Questo a mio parere vuol dire che la gente comunque è alla ricerca delle particolarità e alla ricerca dei prodotti tipici, alla ricerca dei buoni prodotti del territorio. Quindi non possiamo che essere soddisfatti, non possiamo che ringraziare l'assessore alle attività produttive in Sorfeo che ha avuto l'idea e che è stato appoggiato nella realizzazione da tutta l'amministrazione comunale. E bello è stato anche il fatto che comunque ci sono stati complessini, insomma attrazioni che hanno allietato la cittadinanza e le persone che sono venute da fuori. Quindi bene così, andiamo avanti con queste belle cose che riportano, diciamo,
vita, allegria alla città, con la collaborazione di tutti i paesi limitrofi. A proposito di collaborazione, quest'anno, grazie anche ad una sua iniziativa, avete voluto omaggiare le associazioni atessane, che sono poi quelle che più o meno fattivamente contribuiscono alla realizzazione dei tanti eventi in cartellone, organizzando una serata appositamente dedicata ad esse. Sì, Antonio, ci tenevo tanto a realizzare questa prima festa delle associazioni perché le associazioni sappiamo tutti che sono molto importanti per il territorio, sono molto importanti affinché tramite loro, insomma, si possa riuscire ad organizzare eventi di qualsiasi, diciamo, tipologia, ecco, non mi viene un termine migliore, culturale, gastronomico, eccetera. Quindi sono stata contenta di essere riuscita a realizzarlo, questo evento, con l'aiuto dell'amministrazione, e sono contenta che hanno partecipato e sono contenta che le associazioni che hanno partecipato quella serata sono state bene. E anche se per svariati motivi, insomma, qualcuno non è potuto essere presente, ma comunque, diciamo così, hanno accolto l'idea e, insomma, mi hanno appoggiato in questo. Alla prossima, e speriamo di poter fare ancora tante cose. Dalle 7 mesi che vivo in te.
Siamo di nuovo con Angelo Radica, presidente nazionale delle città del vino, a tracciare un bilancio conclusivo. Non è ancora terminata la seconda e ultima serata di questa festa regionale del vino, però già possiamo tracciare un bilancio che è sicuramente positivo. Ma sì, innanzitutto una ottima presenza di pubblico, noi abbiamo stimato circa 2.000 partecipanti la prima serata e altrettanti questa sera. Per dare un numero preciso, nella prima serata abbiamo fatto circa 800 degustazioni e questa sera qualcuno in meno, ma è importante. Io devo ringraziare l'amministrazione guidata dal sindaco Borrelli, che ha creduto in questa iniziativa, ci ha investito in termini finanziari, in termini di impegno. L'assessore Orfeo, che è stato un motore che ha reso possibile concretamente, operativamente, questa iniziativa. Poi devo ringraziare i 18 comuni che hanno partecipato, in particolare il comune di Atessa con il suo coro e con i suoi produttori di miele, di farine e di prodotti alimentari. E poi un po' con qualche conflitto di interesse il comune di Tolma, che in due serate ha allietato i palati dei visitatori con due piatti tipici. E da parte mia un ringraziamento in particolare alle 44 cantine da Torano fino a Casalbordino che hanno partecipato, e un altro ringraziamento va fatto all'associazione Rievocazione Storica della Battaglia Turchi e Cristiani, sempre di Tollo, che ha come dire, riempito le vie del paese con abiti storici, con micro battaglie tra i turchi e i cristiani. Questa festa è itinerante, da quello che ho capito, quindi il prossimo anno ci sarà in un altro posto d'Abruzzo? Ma sì, l'idea è quella di fare ogni anno una festa in una provincia, però ecco, io sarò molto severo, perché con Atessa abbiamo trovato grande disponibilità. Ci sono un paio di candidati per la prossima edizione, però a chi si vuole candidare chiederemo un impegno concreto. Ecco, l'idea, come diceva lei, è quella di fare ogni anno una festa in un comune di una provincia diversa. Per concludere, due battute su quanto in parte si è detto anche ieri sera sulla bontà del vino e sulle lotte a livello europeo contro alcune nazioni che demonizzano questo prodotto. Ma innanzitutto il vino è una bevanda che fa parte della nostra storia, e il vino, se bevuto con moderazione, 30 centilitri o 25 centilitri, la scienza è divisa su questo, ha anche dei poteri e fa bene anche alla salute, in particolare alle malattie cardiovascolari, però va bevuto a stomaco pieno, va bevuto con moderazione. Io non posso negare che vi sia un attacco da parte dei paesi del nord alla nostra cultura mediterranea, non solo al vino ma anche alla carne, all'olio, a tutti i nostri prodotti, perché la Commissione europea, con il supporto scientifico dell'OMS, considera il vino equiparato ai superalcolici. Non è così. Noi, insieme all'Asso Enologi, insieme all'AIS, a livello europeo stiamo facendo una battaglia per dire che il vino non è equiparabile a un superalcolico e quindi fa parte della nostra cultura, se bevuta intelligentemente può essere tranquillamente sopportato dalla nostra dieta. Grazie.
coccodrillo come faccio io. Non c'è nessuno che lo sa, si arrabbia ma non strilla, sorseggia e andiamo villa, e mezzo addormentato se ne va. Sure. Yeah.